Francesco Alberti, neo consigliere comunale, sei subentrato a Ebraico, Luigi Ebraico. Questo tuo primo impatto come consigliere comunale, quali sono state non solo le possibilità di intervento, e ritieni che ci si può mettere al servizio avendo soprattutto un obiettivo che è l'interesse e la tutela dei cittadini? Sì, assolutamente, perché io la vedo così, in una situazione come quella di Caserta, dove a parte il dissesto e quindi il problema tecnico legato all'enorme crisi finanziaria dell'ente, ma comunque la situazione di elevato degrado un po' in tutti i campi, quello ambientale, quello della mobilità, ma anche quello della civiltà intesa come rispetto delle leggi, eccetera. In questa situazione, appunto, la differenza tra maggioranza e opposizione deve necessariamente essere in qualche modo sfumata. Io ho avuto l'onore di entrare in Consiglio Comunale un giorno in cui è avvenuto un evento abbastanza raro, credo, appunto per un consiglio, cioè quello di un ordine del giorno votato all'unanimità, proposto dall'opposizione, emendato in qualche sua parte non rilevante comunque dagli esponenti di maggioranza e dal sindaco, e quindi votato insieme. Si trattava di un ordine del giorno importantissimo, quello che andava in qualche modo a bloccare la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trasferimento di rifiuti pericolosi e non in zona Luttaro. Questo è stato per me a parte un'enorme soddisfazione per il fatto in sé, per la questione in sé che era fondamentale, ma anche mi ha dato la prova che quando ci sono delle emergenze questa città e il suo Parlamento cittadino è in grado di vincere quelle che sono le divisioni ataviche tra maggioranza e opposizione e di andare tutti insieme nella stessa direzione.